Mercoledì 20 maggio, gara 2, split 1 del campionato categoria GT ACI eSport, pole position per Petri con Lombardi in seconda posizione, seguono in seconda fila Carbognani e Bernardi, le macchine sono allineate l'una con l'altra, 30 piloti, i 30 piloti più forti, almeno qui delle prequalifiche del circuito del Santerno, campionato italiano che prende ora il via con Petri che mantiene la leadership provvisoria seguito da Lombardi, ma attenzione dietro, incredibile big one con i quattro piloti davanti, i quattro superstiti in replay, e vince un'incredibile confusione con Pezzoli, Ugolotti, vedo Sirica, anche la moglie gravemente compromessa, la gara di tutti questi piloti e non solo, con Lombardi che si fa vedere interno alla tosa e sopravanza Petri, grandissima e spavalda la manovra di Lombardi che va in testa, quinto giro, ne approfittano i primi quattro che prendono il largo sugli altri con Pasolini quinto a 8 secondi e mezzo. Eccoli qui i due attaccati, Carbognani e Bernardi, con Bernardi vicinissimo, bellissima questa immagine delle acque minerali, Bernardi si fa vedere, un duello che poi durerà per tutta la gara. Nel frattempo giustamente la regia si sposta dietro con Paggetti e Gallini, riportano danni gravi per via degli incidenti prima riportati, sono in undicesima e dodicesima posizione. Ottavo giro, sempre Lombardi che ha quasi un secondo e mezzo su Petri, Bernardi sempre attaccato al retrotreno di Carbognani in una situazione di gara dove i tatticismi non vengono contemplati, perché questi quattro, soprattutto loro due, sono i protagonisti indiscussi. Torniamo su Paggetti e poi Gallini, riescono a passare Daniele ma la gara è per loro compromessa, come detto. 23esimo giro, stupenda battaglia tra Bernardi e Carbognani, con quest'ultimo che si difende dagli attacchi di Bernardi che si fa vedere, guardate, oltre addirittura il tracciato, cerca un attacco Bernardi ma è bravissimo. Carbognani difendersi quelle acque minerali, chiude la porta, non vuole farlo passare, vuole mantenere la terza posizione anche qui alla variante alta, cercherà di difenderla con i due che si fanno vedere, chiude la traiettoria, grande manovra evasiva, grande difesa di Carbognani che si difende andando velocissimi verso la rivazza, la manovra è bellissima, il momento è concitato, ma parliamo di due campionissimi, parliamo di grande qualità in pista. 24esimo giro, Lombardi apre il siparietto delle soste ai box lasciando la provvisoria prima posizione a Petri, quindi comincia la tattica, comincia anche le varie soste ai box dei 30 piloti con ancora una volta Carbognani in seconda posizione che deve avvedersi da un Bernardi che non vuole lasciargli tregua, i due rimangono praticamente attaccati l'uno insieme all'altro, questo è Tessitore doppiato in 14esima posizione, al davanti completamente sfasciato, e ancora una volta insieme i due entrano nei box, ma attenzione perché come vedrete va ad urtare il pilota davanti, andando così a creare una penalità che la direzione gara è attenta ad infliggere a lui, quindi siamo in una situazione che compromette il proseguo di gara di Bernardi che si vede inflitta questa penalità. Molto nervoso qui Bernardi, molto nervoso, esce dalla tosa ancora molto nervoso e va in testa a coda. A un giro dalla fine c'è Graziano davanti con dietro Mabellini, attenzione, brutto incidente, brutto contatto di Mabellini nel retroterno di Graziano. E siamo all'ultimo giro e siamo con Lombardi che giustamente spanala
perché è lui a vincere la seconda gara del campionato AC eSport, seguito a 2,5 secondi da Petri sul podio. Va a finire Pasolini ed eccolo qui in quarta posizione, zitto Schlax, il vincitore di gara 1 split 2 a Barcellona. Schlax qui inquadrato in grandissima quarta posizione, bravissimo Lombardi a vincere questa meravigliosa gara.